Il secondo punto riguarda gli aspetti legati alla vita e gli aspetti legati alla morte. E comincio con una celebre affermazione di William Shakespeare, in cui troviamo raffigurata, esemplificata la vita. Vedete, siamo fatti, dice Shakespeare, della stessa materia di cui sono fatti i sogni. Ma poi sempre egli stesso afferma: è proprio nello spazio e nel tempo di un sogno che in realtà è racchiusa tutta la nostra breve vita. Quindi la vita esemplificata dal sogno, secondo Shakespeare, e poi immediatamente la consapevolezza della morte è un'immagine assai emblematica che ci fornisce questo straordinario autore. E poi subito dopo guardate invece come dalla morte nasca la vita, no? E qui cito Maurizio Maggiani in questa sua bellissima poesia Il fratellino e la sorellina. Lui parla di una cameretta della clinica Magnolia, una di quelle camerette in cui i pazienti stanno male e forse moriranno. Vedete questa immagine della morte, no? E subito dopo nasce la vita. Il paziente comincia a pensare al suo rientro a casa e a quello che vuol trovare quando tornerà a casa. Guardate la frase meravigliosa nella quale egli afferma: quello che penso della vita è che ce n'è sempre un'altra. E questo è uno straordinario inno alla vita. Quindi nell'immagine precedente era la morte che scaturiva dalla vita, e qui è invece la vita che scaturisce immediatamente dalla morte. E della morte, dice Saramago nella caverna, oppure poi successivamente nel saggio della lucidità, noi possiamo parlare soltanto finché siamo vivi, ovviamente. E effettivamente sappiamo poco di quando comincia la vita e di quando e perché essa finisca, dice Saramago. Ciò che è veramente importante a questo punto, afferma Primo Levi, è la persuasione che ci sia sempre uno scopo all'interno della vita. Cioè, questo senso della vita è radicato in ogni figura di uomo, è una proprietà della sostanza umana, dice Primo Levi. E con esso, con questa affermazione, ci si riallaccia anche a ciò che sostiene Viktor Frankl, perché Viktor Frankl, che aveva lavorato nel padiglione delle suicide, pensate, riesce ad affermare che l'umano, l'uomo, non è altro che un'amalgama di bene e male, e l'uomo nella sua essenza viene purificato dalla sofferenza, dice Viktor Frankl. Ora, esiste il male nella vita, secondo Frankl, ma niente e nessuno si può sottrarre alla possibilità di decidere chi si debba diventare. Cioè a questa traccia di senso profonda, e in questo si riallaccia a Primo Levi, che scandisce la mera condizione umana. Si tratta di una vera e propria conquista interiore, secondo Frankl, nel momento in cui nell'aridità del dolore e della vita stessa spesso scorgiamo questa possibilità, questa traccia di senso. E guardate come si può leggere all'inizio della Psicologia del suicidio nel 1951, questo libro straordinario in cui si parla dell'uomo, e l'uomo, si dice, tende a vivere meglio, tende a scartare ogni male, tende a preservarsi dal dolore e dal danno. L'uomo è un avido conquistatore dello spazio e del tempo, ma sa benissimo che dovrà soccombere. E dice ancora l'autore: finché c'è vita c'è speranza, soprattutto nel momento in cui si considera l'evenienza più strana tra tutte, che è proprio quella del suicidio. Il suicidio è un atto singolare e inquietante perché impressiona soprattutto per quello che sottende. È un atto molto grave e soprattutto è un atto che spinge l'uomo a tutta una serie di curiosità, le più molteplici, che riguardano sia la vita che la morte. E dice Camus nel mito di Sisifo: beh, l'uomo ha dovuto sempre confrontarsi nel suo secolare percorso per l'autoaffermazione e l'autonomia con il problema della sofferenza. E il problema della sofferenza si è affacciato sempre nella vita dell'uomo. È proprio l'esistenza della sofferenza che impone di confrontarsi con la forza, dice Camus, oscura e aliena del suicidio, che può arrivare a inaridire lo slancio vitale, fino a che addirittura il timore dell'ignoto non possa esistere. E dice Camus,
nulla che esiste per la filosofia, un solo vero e unico problema che è davvero quello del suicidio. E ci sono alcuni autori come Alda Merini che addirittura possono giungere all'elogio della morte. Vedete, se io fossi convinta, dice la Merini, che la morte è un quieto vivere, è un'acqua purissima, io mi sarei già lasciata andare, mi sarei uccisa. Ma in realtà la morte è muraglia, la morte è dolore e ostinazione violenta ed è per questo che magicamente resisto. Quindi possiamo essere ricoperti di insulti, possiamo sentirci umiliati, ma dobbiamo sempre fermamente, magicamente resistere. E forse anche un po' come dice Fernando Pessoa, no? La morte è un po' la curva della strada, morire è soltanto non essere visto. Se ascolto, sento i tuoi passi, dice Pessoa. In realtà la terra è fatta di cielo e nessuno mai si è smarrito. Tutto ciò che stiamo vivendo è soltanto passaggio, è soltanto verità assoluta e senso di passaggio. E l'autore, che non allude mai al suicidio, pur facendo spesso riferimento alla sofferenza umana inaudita, è Leopardi, no? Ce lo dice lo stesso De Sanctis, perché Leopardi ci mostra come nella vita ci sia moltissima sofferenza, addirittura l'uomo reagisce alla sofferenza con le illusioni. Ma a differenza di altri autori, Leopardi non accenna mai al suicidio. Autori, per esempio, a lui contemporanei, come Ugo Foscolo nelle ultime lettere a Jacopo Ortis, oppure nei Dolori del giovane Werther, Goethe, in questo caso fanno ampiamente riferimento al suicidio, a differenza di Leopardi. E alcuni autori oltreoceano fanno riferimento all'insensatezza della vita. Uno tra tutti è senz'altro la Jameson, che scrive questo straordinario libro nel 1995, Una mente inquieta, all'interno del quale parla di questa profonda malinconia, di un senso quasi arterioso di agonia. Vedete? È un dolore implacabile, dice la Jameson, quello che mi pervade, e molto spesso questo dolore non lascia alcuna finestra alla speranza, alcuna alternativa a quella che è un'esistenza cupa e salmastra. Nessun sollievo, dice, vedete? Alle correnti sotterranee del pensiero che dominano queste notti orribilmente scosse, agitate dalla disperazione. Le sue parole sono davvero molto eloquenti e fanno capire il dramma a cui spesso si arriva nel momento in cui si comincia a pianificare il suicidio. E il dolore è senz'altro un qualcosa di ineluttabile in questa vita, ce lo dice molto bene anche lo stesso Umberto Galimberti. Chi pretende di guarire dal dolore pretende di liberarsi dalla stessa condizione umana. Ed è interessante la concettualizzazione del dolore in Kant, lo citiamo ancora un'altra volta, all'interno dell'autonomizzazione del sentimento rispetto alla ragione, Kant dà risalto all'imprescindibilità del piacere e del dolore, perché, dice Kant, il piacere è il senso dell'incremento, il dolore è quello dell'impedimento della vita. Ora c'è un continuo gioco di antagonismo tra piacere e dolore e sono i piccoli arresti della potenza vitale che sono mescolati agli incrementi della stessa potenza vitale che scandiscono il concetto di salute. Davvero un'immagine molto bella, ma Kant conclude dicendo: senza il dolore la vita stessa cesserebbe, la vita dell'uomo cesserebbe. E poi c'è Dostoevskij, ovviamente, che fa un elogio vero e proprio della sofferenza. Ciascun cuore profondo, dice Dostoevskij, deve essere pervaso dall'esperienza della sofferenza, che serve a far diventare uomini. È un dolore autentico, un dolore indiscutibile, talvolta serio, talvolta forte, ma che può apparire straordinariamente leggero nel momento in cui ci si mostra la vita in tutta la sua vitalità. La vita è dolore, dice Dostoevskij, ora tutto è dolore, ma l'uomo in realtà ama la vita e allora l'uomo ama la vita e ama il dolore stesso. E rispetto alla morte, Henry Scott Holland, teologo di fama internazionale, affermava quanto segue: la morte non è niente in realtà, è soltanto passare dall'altra parte. Vedete,
tu continua a chiamarmi pure, cambia pure voce, prega, sorridi, pensami. In fondo non è cambiato assolutamente nulla, no? La nostra vita conserva tutto il significato che aveva in precedenza. Asciuga le tue lacrime, non piangere, perché in fondo non è accaduto veramente niente. Vedete come il dolore esista, ineluttabile nella vita, ma esiste anche la sensazione che in fondo la morte è solo un passaggio e non è niente. Concludo questa seconda parte con un'affermazione relativa a Franz Kafka, che magistralmente definisce la meraviglia della vita. Vedete? La meraviglia della vita è sempre a disposizione di tutti, nella sua pienezza. A volte si nasconde, dice Kafka, a volte diventa invisibile, ma è assolutamente profondissima. E c'è, non è né ostile né ribelle, dice lui, no? Nel momento in cui la si chiama, essa arriva. E questa proprio è l'essenza dell'incantesimo, dice Kafka, no? Che la vita non crea, bensì chiama, eh? Sono affermazioni davvero bellissime.